Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non sia turbato il vostro cuore. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. È Gesù a parlare così, l'ultima sera della sua vita. Se ne andava come un fallito, rifiutato dai capi, dalle autorità, rinnegato e abbandonato dai suoi discepoli, tradito niente meno che da uno di loro. Fallimento su tutti i fronti, insomma. Ma da quel fallimento è uscito vincitore perché è risorto. E da quella sera quelle stesse parole le ripete spesso. In questa domenica le dice anche a noi: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Turbamento, apprensione, delusioni formano un bagaglio che, se siamo onesti, non ci abbandona mai. Si insinuano nella vita di tutti in un modo o nell'altro. Non di rado dominano anche sull'orizzonte grande del mondo. È consolante che il Signore venga tra noi e ci dica: non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. O intendiamoci, non è che per questo ci appiani la via o tolga di mezzo gli ostacoli. Le difficoltà restano e la strada spesso è comunque irta e stretta. Non è un imbonitore delle masse, Gesù Cristo. È una condizione ben precisa che possiamo permetterci di non avere paura. E ce la rivela con queste parole: io sono la via, la verità, la vita. Se Lui è la nostra via e noi cerchiamo di camminare su quella via che è il Vangelo, allora possiamo permetterci di non turbarci. Se Lui è la verità e noi, quando dobbiamo fare delle scelte, ci lasciamo guidare dai Suoi criteri invece che dai nostri, allora potremo permetterci di non avere paura. Se Lui è la vita, la mia vita, come potrei vivere io senza di Lui? Ecco a quale condizione possiamo dominare le apprensioni e le paure. E ci rassicura in questo: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Queste parole ci aprono davanti un orizzonte sconfinato: la casa del Padre mio. Turbamento, l'angoscia regnano nella vita quando non c'è più orizzonte, quando tutti gli ideali si sono accorciati a misura delle voglie del momento. Ma se l'orizzonte è aperto, è grande, è quello che Gesù Cristo ci fa intravedere, si può davvero camminare a testa alta, anche quando tutto porterebbe a demoralizzarsi o a non camminare più. No, non ci prende in giro il Signore. Ha pagato molto caro le sue parole. Possiamo fidarci e guardare a Lui come alla via che non ci porterà mai nella direzione sbagliata, alla verità che non imbroglia, alla vita che non avrà mai fine, perché Lui è risorto, vivente per sempre. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.